Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi andiamo a vedere che cosa succederà ai segni di fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario. Vi consiglio di guardare anche gli ascendenti. Allora, tutte le carte che vedete elencate, che utilizzo, le trovate elencate sia in descrizione che nei primi commenti in evidenza, quindi basta cliccare il link per acquistarle. Faccio consulti personali, quindi potete cercarmi su WhatsApp, su Instagram o sull'email. E per chi si iscrive al mio canale offro una domanda gratuita, quindi basta che vi iscrivete e scrivetevi la vostra domanda sempre su Instagram, su WhatsApp o per email. Allora, parto subito con l'oroscopo. Quindi parto dall'Ariete, andiamo a vedere qual è l'energia dell'Ariete. Allora, questa è quella che mi stava uscendo. Ok, qua abbiamo anche lo scorpione di mezzo. Guarda, non mi stupisco se qualcuno di voi che sta guardando ha guardato anche i pesci o lo scorpione. Tra l'altro, qua abbiamo di nuovo lo segno dello scorpione, il segno dello scorpione. Allora, l'energia dell'Ariete vedo che in ogni caso ha nostalgia del passato, ricordi del passato, ricordi felici, eccetera. Quindi vedo un po' di nostalgia, si guarda un po' indietro. Voi dell'Ariete state un po' fantasticando sul passato, su quello che è stato, su questi ricordi. Vediamo ancora cosa ci dicono le carte. Allora, qua abbiamo l'imperatrice. L'imperatore, ragazzi. Diavolo, Stella, 8 di coppa, rovescio e sole. No, vabbè, io sono veramente scioccata. Prima di tutto perché abbiamo 5 arcani maggiori su 6 carte. Calcolate che gli arcani maggiori sono solo 22 su tutto il mazzo di 78 carte, quindi qua parliamo di eventi molto importanti, potrebbe essere anche qualcosa di karmico. Allora, cosa vedo per voi dell'Ariete? Innanzitutto una chiarezza. Arriverà la chiarezza, la gioia, il successo. Vedo che ci sarà qualcosa di creativo, di nuovo, perché no, magari anche una gravidanza vedo coinvolta per qualcuno di voi. Comunque vedo qualcosa di fertile che nasce e verrà fatto anche con i piedi per terra, cioè nel senso viene fatto qualcosa di concreto e con molta razionalità, e concretezza. Sento anche coinvolti molti segni di terra, anche di acqua. Allora, tra l'altro, sì, io vedo che sarete così ossessionati nel raggiungere un obiettivo che non riuscite a staccarvi, cioè a voi non mi interessa. Sarete molto determinati e fissati su quell'obiettivo, sul vostro obiettivo, e finché non lo raggiungete, io vedo che proprio non mollate. E vi porterà grande successo, una determinazione veramente spietata. Voi dell'Ariete avete una determinazione in questo momento che lascia sbalordito chiunque. Veramente, vi faccio anche i miei complimenti. Wow! Iniziamo bene, 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 bene. Allora, vediamo un po' i sentimenti dell'Ariete. Allora, pazienza, trappola, progressi. Quindi, mi viene proprio da dire che nonostante voi avete pazientato molto, forse per raggiungere questo obiettivo, magari ancora adesso state pazientando
e quasi vi sentite in trappola, come se qualunque sforzo fate o avete fatto, non sembra mai abbastanza per arrivare a quello. O siete sempre a un passo, ma mai arrivate lì. Ecco, la carta del progresso vi viene a dire che in realtà ora vedrete finalmente qualcosa che volevate vedere dopo tanto tempo. Quindi, bene, la vostra ostinazione vi porterà grandi, grandi, grandi soddisfazioni, successo, gioia, la realizzazione dei vostri desideri. Tra l'altro, che da tempo, magari cose che già in passato volevate fare, ma poi avete abbandonato, adesso vedo che riemergono. Vediamo un po' quali sono i consigli degli oracoli per l'Ariete. Voglio prendere anche queste. Blocco karmico, io avevo detto che c'era qualcosa di karmico, l'avevo detto. Numero 23, numero 9, numero 14, potrebbe essere anche numero 5 e numero 7. Allora, blocco karmico, schemi negativi, probabilmente se voi lasciate andare qualcosa che da tempo continuate a fare o comunque... Se voi vedete che qualunque cosa fate, il risultato è sempre quello, ok, dovete cambiare quell'approccio, perché è qualcosa che da tempo vi state trascinando. Vedo che tra l'altro donare e ricevere, dovete cercare di saper dare quanto ricevete, cioè né di più né di meno, un bilanciamento. Non dovete dare di più a chi vi dà di meno o viceversa. Dovete cercare di dare un equilibrio. La completezza e festeggiamento mi dà proprio il consiglio di, cioè il consiglio qua mi conferma proprio questo sole, il festeggiamento, la completezza. Quindi assolutamente, tra l'altro vedo un'imperatrice e un imperatore, quindi anche una coppia stabile, stabile. Che nonostante forse c'è stato un allontanamento, se da qualcuno, per qualche coppia c'è stato un allontanamento, io vedo che però cioè, siete così legati che tanto ritornerete. Cioè, e penso che sia una cosa che forse succede da tempo. Difatti qua ci sarà una seconda occasione. Vediamo un po' l'oracolo cosa dice. Questo è l'oracolo potere di adesso, il potere di adesso. Quindi vediamo l'oracolo per l'Ariete. Cosa da dirvi per l'Ariete? Beh, qua sono uscite un po' di carte, tante. Va bene, avete tanti messaggi per voi, li prendiamo tutti. Allora, primo, chiediti che problema hai adesso. Non l'anno prossimo, domani o tra 5 minuti. Cosa c'è che non va in questo momento? Domanda direi molto, molto importante. Poi, puoi sempre affrontare l'adesso, ma mai il futuro. Né devi farlo. La risposta, la forza, l'azione giusta, la risposta saranno lì quando ne avrai bisogno, non prima, non dopo. Qua parlano di guardare adesso, né del prima né di quello che sarà. Poi, c'è qualcosa che dovresti fare ma che non stai facendo? Alzati e fallo ora, oppure accetta del tutto la tua inattività, pigrizia o passività in questo momento, se questa è la tua scelta. Quindi, se sai che devi fare qualcosa, o accetti la tua pigrizia, la tua non voglia, o se no, diciamo, rimboccati le maniche e fallo. Resta presente e continua a essere l'osservatore di ciò che accade dentro di te. Dentro di te. Sciogli lingua. Diventa consapevole non solo del dolore emotivo, ma anche di colui che osserva, dell'osservatore silenzioso. Questo è il potere di adesso, il potere della tua presenza consapevole. Poi vedi cosa succede. Ok, quindi guarda un po' cosa accade dentro di te.
Usa appieno i tuoi sensi, vivi nel punto in cui ti trovi. Guardati attorno, osserva e basta senza interpretare. Guarda la luce, le forme, i colori, la diversa consistenza delle cose. Sii consapevole della presenza senza di ogni cosa. Quindi anche qua queste due carte si stanno focalizzando su osservare e guardare, recepire. Mentre prima restavi nel tempo con brevi visite all'adesso, ora fai in modo di risiedere nell'adesso con brevi visite al passato e al futuro, solo se devi gestire aspetti pratici della situazione esistenziale. Quindi qua praticamente ti dicono, ok, è vero, stai guardando molto nel passato, stai pensando molto al futuro, devi focalizzarti sull'adesso, ma cerca di capire solo le cose essenziali del passato. Cosa devi migliorare, cosa non devi fare più, che cosa devi tenere, eccetera, per programmare un futuro migliore. Ok? Poi renditi conto a livello profondo che il presente è tutto quello che hai. Fai dell'adesso il centro della tua vita. Quindi qua continuano a dirti di focalizzarti sull'ora, sull'adesso. Curiosità, vediamo il fondo mazzo. Anche durante una conversazione diventa consapevole degli intervalli tra le parole, dei brevi silenzi tra le frasi, ma lo fai, mentre lo fai, la dimensione del silenzio cresce dentro di te. Quindi quando anche tu parli, cerca di essere consapevole degli intervalli che fai mentre parli, nella pausa tra una frase e l'altra, e cerca di capire i tuoi silenzi. Vediamo un consiglio per l'Ariete. Credici. Devi crederci. Adesso usiamo il pendolo. Eccolo qua. Trovate tutto in descrizione. Tutto quello che ho lo trovate. Potete acquistarlo cliccando il link. Allora, vediamo qual è la risposta dell'Ariete. Qual è la risposta per l'Ariete? La risposta per l'Ariete è un grande sì. Bene, guardatevi anche il vostro ascendente. Adesso passo al Leone. Eccoci col Leone. Quindi vediamo un po' qual è l'energia del Leone. Guardate anche il vostro ascendente. Allora, qual è l'energia del leone? Ve lo ricordo di guardare l'ascendente perché sicuramente ha dei messaggi importanti per voi da non sottovalutare. Allora, qual è l'energia del leone? L'energia principale del leone. Vediamo se esce, eccole. Più di una e vediamo. Allora, abbiamo anche l'Ariete, 4 di bastoni e abbiamo il cancro, il cancro. Quindi abbiamo la papessa e il 4 di bastoni. L'energia del leone parla soprattutto di una stabilità e un'armonia? Sì, è come se fosse in pace con se stesso e sento un leone proprio in pace, sia a livello interiore che esteriore. Sento proprio la pace dei sensi. Allora, vediamo un po' cosa ci dice il leone. Abbiamo anche qua una regina di bastoni, quindi potrebbe essere appunto Ariete, Leone o Sagittario. Ma vediamo adesso per il Leone cosa esce. Voglio. Ok. Non mi stupisco se chi ha guardato l'Ariete guarda anche il leone o viceversa.
fatemi sapere. Allora, energia del leone. Vedo che siete pronti ad affrontare ogni sfida, ogni cosa. Siete pronti sia nell'interiore, dentro di voi. Avete acquisito molta consapevolezza, molta chiarezza. Siete proprio al di sopra e siete di una stabilità indistruttibile proprio. Vedo che potreste, se l'energia prevalente è quella femminile, vedo che comunque siete più. Allora, avete lasciato andare un po' più forse la parte passionale, avete preso un po' più quella pratica. In ogni caso, vedo che se c'è stata una pausa, sì, seguita da un allontanamento, potrebbe essere. Allora, o se siete stati voi ad allontanarvi. Vedo che è stata una scelta, forse dopo una grande attesa. Altrimenti, se è stata l'altra persona ad allontanarsi, l'ha fatto perché voleva essere indipendente, però non so perché. Penso che siate stati voi in questo caso ad allontanarvi, dopo una pausa probabilmente. C'è stato qualcosa che non vi ha convinto ed è per questo che avete preso questa consapevolezza. Fatemi sapere nei commenti. Allora, vediamo un po' i sentimenti per il leone. Allora, mi è volato il ritardo. Questa la prendo perché mi si stava girando. Abbiamo la forza, proprio la carta del leone, tra l'altro, se vogliamo paragonarlo alla carta, eh? Superamento e tempo. Vedo che è da tempo che voi aspettate, aspettate forse un cambiamento, eccetera. Probabilmente tutto questo tempo vi ha fortificato così tanto, avete preso così tanta consapevolezza, forse vi è abituato anche a restare da soli, eccetera, che avete preso un po' il coraggio per andare avanti. Ed è, viene da dire, anche grazie al tempo, che forse prima lo reputavate vostro nemico, ma adesso vi ha dato invece una stabilità. Vediamo un consiglio. Numero 6, la messaggezza. Numero 10, stabilità, equilibrio. Quindi vedo che comunque la lama della saggezza, devo dire che per me corrisponde veramente molto alla papessa, specialmente quando li ho creati. Pensavo proprio alla papessa, a volte anche alla giustizia. In ogni caso, questa carta mi fa proprio capire che la vostra intelligenza, la vostra saggezza è maturata veramente tanto, così tanto, quasi che anche voi non vi aspettavate e siete riusciti ad arrivare a questa stabilità che speravate da tempo a ritrovare questo equilibrio. Vediamo un po' il potere di adesso. Qual è il consiglio per il leone? Allora, ok. Quando hai davvero bisogno di usare la mente, specialmente quando ti serve una soluzione creativa, oscilli ogni pochi minuti tra pensiero e quiete, mente e assenza di mente. Quindi,
Devo dire che qua la mente per il leone ha veramente un'importanza, in questa stesa. La consapevolezza del presente crea un intervallo non solo nel flusso mentale, ma anche nel continuo passato-futuro. Niente di veramente nuovo e creativo può sopraggiungere al mondo se non tramite questo intervallo, questo spazio vuoto di infinite possibilità. Quindi questo spazio vuoto ti ha dato veramente la consapevolezza di questo presente. Se hai bisogno di una risposta, riguardo una situazione, guardati dentro e connettiti con il tuo corpo interiore. Diventerai subito calmo e presente, mentre la tua consapevolezza si ritrarrà dalla mente e la risposta e l'azione emergeranno da questo livello più profondo. Quindi qua continua a riferire alla papessa, alla lama, alla saggezza. Quindi qua devi guardarti dentro di te. Il leone vedo che sta facendo molto un lavoro interno, un'introspezione molto importante che sta portando veramente i suoi frutti in una maniera impressionante. Dimenticati della tua situazione esistenziale e presta attenzione alla tua vita. La situazione esistenziale esiste nel tempo, la vita è adesso. La situazione esistenziale è una creazione della mente, la vita è reale. Non c'è nient'altro da aggiungere. Vediamo un po' per il leone. Wow! Wow! Beh, lo dico anch'io. Cioè, avete fatto un'evoluzione, ragazzi, niente male. Anzi, tanto di cappello, veramente. Mettiamo sul matto, va? L'energia dello spericolato. Pericolato, ma buono. Allora, vediamo qual è la risposta. Fate la domanda che abbia come risposta sì o no. Qual è la risposta per il leone? Qual è la risposta per il leone? Per il leone è un forse. Forse potrebbe anche essere un forse un po' più verso un no. È un forse no, è un forse no. Niente da fare. È un forse no. Comunque, guardatevi anche il vostro ascendente. Adesso passo al Sagittario. Eccovi con il Sagittario. Quindi vediamo qual è l'energia del Sagittario, l'energia prevalente del Sagittario. Guardate anche l'ascendente vostro perché potrò darvi informazioni importanti ed eccola qua. Abbiamo anche il toro coinvolto, Quindi il mio pendolo mettiamolo qua. Allora, qua abbiamo un 5 di denari, parla proprio di bisogno, povertà. Qua c'è un po' un abbandono, un senso di rifiuto, forse anche problemi economici, forse c'è qualcuno che potrebbe aiutarvi, ma voi proprio non lo state vedendo, vi sentite un po' da soli, abbandonati a voi stessi, qualcuno vi ha abbandonati nella solitudine. Vediamo un po', Sagittario. Questa carta che si stava girando è un 6 di bastoni. Ok. Vediamo per il Sagittario cosa mi vogliono dire i miei Rider-Waite-Smith. Abbiamo 9 di coppe per il Sagittario. Un 6 di spade. Per il Sagittario, ditemi qualcosa, su. Non fate le timide. No,
non le vedo voler parlare molto, eh. Infatti qua abbiamo pure un cavaliere di denari, lento, non direi lento come la morte perché non mi veniva a dire così, lento, 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 difatti anche le carte non escono. Dai Sagittario, tu fammi vedere che cosa c'è per il Sagittario, cosa devono sapere. Oh, grazie. Grazie, grazie. Allora, abbiamo anche un asso di spade, un asso di coppe e l'eremita. Cosa deve sapere questo Sagittario? Innanzitutto vi vedo veramente da soli. Allora, probabilmente voi vi sentite molto soli, ma voi fate vedere che in realtà state bene. Ok, che sapete arrivare da soli anche a qualcosa. Allora, vedo che c'è stato un allontanamento, più che altro da dei pensieri. Vedo che a sforzo, diciamo, pian piano, lentamente le cose sono andate verso una scelta. La scelta. Inizio qualcosa di bello. Oppure lo taglio. Ecco, io penso che in questo momento vi siete forse anche un po' isolati per cercare di capire quale sia la scelta più giusta. Cioè, faccio prevalere i miei sentimenti oppure lascio stare tutto? Mi impegno o scappo? Sto da solo o penso al mio... ai miei sentimenti. Vediamo un po' i sentimenti del Sagittario. Fondo mazzo abbiamo il superamento. Ce n'è un po' rischio. L'amante qua è in penna. Vedo anche i gemelli, coinvolti. Cosa che ho messo? Rischio, trauma, nuovo inizio, rivelazione, cambiamento, sincerità. Quindi, allora, che dire? Innanzitutto voi state superando un grande dilemma che voi avete, cioè mi devo rischiare nonostante ho avuto un trauma a questo nuovo inizio? Poi tra l'altro io penso che anche voi, qua c'è la sincerità, anche voi volete questo nuovo inizio, volete avere questo cambiamento, questo trauma che avete avuto, volete superarlo, dovete rischiare, dovete dire, dovete scegliere l'amore, il cuore, dovete superare questi ostacoli, mandate via questi pensieri negativi e cercate pian piano di recuperare. Vediamo un consiglio. Nascita, opportunità numero 31, autorità, equilibrio tra volontà e resa numero 42, abbondanza raccolto numero 21. Vedo anche il 4, il 6, il 3. Allora, innanzitutto io vedo che se voi riuscite a capire che cosa, cioè essere autorevoli tra la volontà e la resa, ok? Quindi lasciare capire cosa tenere e su che cosa mandare via, su che cosa bisogna essere autoritari e su che cosa bisogna ammorbidirsi. E ve l'ho detto.
cercate di aprire un po' più i vostri sentimenti e mandate via i vostri pensieri limitanti, perché vedo che questo darà proprio una nascita, una nuova opportunità che vi porterà proprio all'abbondanza, al raccolto. Quindi lasciatemi andare. Allora, vediamo Sagittario. Abbiamo: quando ascolti la voce nella tua testa, fallo con imparzialità. Il che significa senza giudicare. Presto capirai, lì c'è la voce e qui ci sono io che l'ascolto, la osservo. La realizzazione del proprio essere, questo senso della propria presenza, non è un pensiero, nasce al di là della mente. Rinuncia all'attesa come stato mentale. Quindi, quando ti accorgi di scivolare nell'attesa, riprenditi subito, torna nel presente, lasciati semplicemente essere e godi di questo stato. Se sei presente, non hai bisogno di aspettare niente. Poi, osserva il ritmo del tuo respiro, senti l'aria entrare e uscire, percepisci l'energia vitale dentro il tuo corpo, permetti a ogni cosa di essere dentro e fuori, permetti a ogni cosa di manifestare la propria essenza, entra in profondità nell'adesso. E fondo mazzo, se hai bisogno di una risposta riguardo una situazione, guardati dentro e connettiti con il tuo corpo interiore. Diventerai subito calmo e presente, mentre la tua consapevolezza si ritrarrà dalla mente e la risposta o l'azione emergeranno da questo livello più profondo. Vediamo adesso per il Sagittario cosa dice l'oracolo per il Sagittario. C'è di meglio, c'è di meglio. Sapete voi a che cosa si riferisce? Quindi adesso fate una domanda che abbia come risposta un sì o un no e vediamo qual è la risposta per il Sagittario. Qual è la risposta del Sagittario? La risposta è no. La risposta è no. Allora, vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Scrivetemi nei commenti in che cosa vi siete ritrovati. E ci vediamo presto in un prossimo video.